Dopo è facile fare le analisi, però abbiamo fatto anche prima. Abbiamo fatto prima. Allora, bisogna fare una premessa intanto, perché si parte dall'europeo e nell'europeo, secondo me, Mancini ha creato un'alchimia fantastica, dove è riuscito a tirar fuori il 150% di quello che avevano i ragazzi. E adesso che sei tornato magari a fare il 90-80%, fai fatica. Mancano dei giocatori come Verratti, secondo me, che sono fondamentali. E poi dopo, se uno vuole analizzare tatticamente, intanto il fatto che loro non abbiano mai preso gol in casa è già un segnale, che vuol dire che fanno questo tipo di partite, gli viene molto bene, hanno forza e hanno convinzione nel farle, e quindi non era facile. Come l'ha impostata Mancini? Ha cercato, loro hanno cinque difensori, ha messo cinque attaccanti praticamente, non di ruolo ma di posizione, creando un 5 contro 5 e cercando degli uno contro uno. Gli sono venuti qualche volta a sinistra con Chiesa, però era spesso e volentieri lasciato solo, nel senso che serviva magari qualche sovrapposizione per portare via i raddoppi e qualche inserimento dall'altra parte di Lorenzo. Nel canovaccio poi è andata male, però è una lettura che ci può anche stare. L'interpretazione poteva essere così, o cercando di lavorare di coppia sugli esterni e creare dei due contro uno, come al 90esimo ha fatto Di Lorenzo, ma l'ha fatto veramente solo una volta. Al 91esimo. Sulle palle native loro hanno un grande esperto che è Vio, che ha una marcia in più. Però cosa succede secondo me? Quando tu sei in nazionale non hai modo di preparare tantissime palle native, quindi magari ne battezzi una e su quella cerchi di portarla un pochino sempre. Infatti, avendo pochi giocatori alti, perché se tu togli due difensori centrali dell'Italia poi non hai altri saldatori in gara, cerchi di muoverla, di creare delle situazioni di confusione organizzata, chiamiamola, ma non è venuta. Logico che adesso è facile fare tutto questo tipo però di analisi. Questo è un problema, è vero che in nazionale non hai 10, 20, 30, 40 giorni per provare le palle native, sì. Però ti presenti contro l'Irlanda del Nord, una delle chiavi può essere proprio la palla inattiva e tu hai una sola soluzione e per di più fatta puntualmente male, perché muovi la palla ma non hai saltatori e hai avuto 12-13 occasioni in 90 minuti. È la più difficile da allenare e da preparare, perché lavora molto sui tempi. Non sono tempi codificati, perché mentre tu quando batti il tempo è quello, poi dopo lo studi come fare, però è quello. Quando la muovi, chi va a saltare deve capire quando è il momento di andare in area. E non, cioè, se non la prepari, ma non perché non l'hanno preparata, perché hanno uno specialista. Perché in nazionale non c'è tempo. Perché non c'è tempo. Quando è che, se tu però pensi, hai vinto l'Europeo grazie a Vio, perché fai gol contro l'Inghilterra su corner, lo schema. sullo schema fatto da lui, dove attacchi forte al primo palo e poi fai gol sul secondo, sull'inserimento. Non mi piace tanto, perché io riconosco Mancini un miracolo, e dire che ci sono dei problemi tattici non è che mi piaccia tanto, perché secondo me ha tirato fuori da quel gruppo ancora di più di quello che poteva. Logico che ci sono dei problemi. L'appagamento dopo che tu fai un risultato del genere, c'è quasi sempre. Io faccio da una vita a Serie B, statisticamente chi fa i playoff l'anno dopo rischia di retrocedere, magari con la stessa squadra. Proprio perché quando tu sei a mille riesci a tirare fuori ancora più di quello che hai. Dopo che hai ottenuto qualcosa, dai per scontato delle cose che anche come partite come questa sera non sono. Poi dopo si creano anche dei meccanismi che ti aumenta l'ansia. Perdi fiducia, per esempio oggi anche Jorginho, siccome ha sentito della partita passata, perché ha toccato pochissimi palloni ed era lui che doveva creare le alternative di gioco, mancando Verratti, che come personalità e come capacità di far gioco gli è ancora secondo me anche superiore, logico che doveva fare un pochino tutto lui. Hanno cercato di usare Barella come mezza punta, però andando spesso a togliere il tempo di inserimento, lasciando infatti, Giacomo Barella spalle. Esce, entra Belotti, ma poi a un certo punto ti e poi dopo alla fine, tardi, anche perché poi i ragazzi Scamacca. sanno i risultati, e quando inizi 1-0, 2-0, 3-0, logico che poi dopo cioè, buonanotte, siamo sotto la doccia. Rischi anche di PR gol, come alla fine magari la prendi. Alla fine sì, perché poi il più classico, quando vuoi fare una porcheria, giochi 5-3-2 e quasi lo stai prendendo il gol, perché quando ti metti lì a 5 vai di contropiede, è la cosa peggiore, perché sia gli attaccanti, ma anche i quinti che ti arrivano,
arrivano, infatti era il quinto che stava facendo il gol in contropiede. Alfredo Padula, io ti dico che vedere le partite con Breda è un lusso per pochi. Io sul divano mi sono goduto Breda che mi spiegava tatticamente tutti i movimenti e poi in televisione ti porto uno che ti spiega tatticamente tutto. Poi invece, se voi ci sono pure quelli, no, ma c'è la pancia piena, la grinta, la roba, invece tatticamente una chiave di lettura che l'ha fatta al primo, al quindicesimo, al quarantacinquesimo, al novantesimo. Dimmi tu. Infatti, no, dico io dopo Breda è la cosa più impopolare che ci sia, io potrei parlare dopo tra 20 minuti, io dopo Breda cioè, faccio brutte figure, no, volevo chiedergli una cosa, sì. Io sono abituato a pensare che comunque tu l'aria la debba riempire, e quindi io non condivido questa storia di giocare col finto centravanti o falso 9 che dir si voglia, perché anche se non ti arrivano i rifornimenti io parto dal presupposto che il finto centravanti, faccio un esempio, se sabato non ci dovesse essere Immobile puoi giocare con Pedro, Felipe Anderson perché è Murice e non ti fidi, però se ho Sbelotti o soprattutto Scamacca io penso che riempire l'area sia una base di partenza, probabilmente la partita avrebbe avuto un decorso simile, probabilmente non avresti avuto occasioni, probabilmente si sarebbero verificate le cose che hai segnalato tu, perché Jorginho non era brillante e ti mancava Verratti. Ma non pensi che comunque tu debba avere dei riferimenti che in questo modo non hai mai avuto? Sì, secondo me sì, anche perché poi ti dava un'alternativa nelle palle inattive, perché se tu metti in centravanti di peso che può saltare, è un colpitore di testa in più e puoi usare anche meglio quelle. Secondo me lui cosa ha cercato di fare? Una volta gli è anche venuta sull'inserimento di Chiesa, portare fuori, allora creando un 5 contro 5 davanti, se tu porti fuori Insigne e lo fai girare, poi può mandare in porta gli altri. Però sono meccanismi, un po' come faceva una volta Totti, che si staccava prima di dare quasi alla cieca agli altri. Però perdonami, sono meccanismi che non possono appartenere a una serata, meccanismi che appartengono a un apprendistato che tu fai per 2 mesi e quindi non sarebbe a nazionale e lo puoi provare un'altra volta. Questo è importante, Alfredo, buttata una qualificazione già chiusa, ha detto Mancini, scusami se mi sono intromesso, ma è importante quella frase. Guarda, io condivido il discorso che è stato fatto finora, che è stato fatto il massimo nell'europeo, però dobbiamo essere anche coerenti nel dover dire che gli episodi l'hanno fatta da padrone lì e l'hanno fatta da padrone qui, perché i calci di rigore sono stati determinanti negli europei e il calcio di rigore è stato decisivo per questo mondiale. Partendo da questo presupposto è chiaro che si è fatto il massimo, perché l'Italia assolutamente è mancante, ma l'Italia in senso generale è mancante di alcuni ruoli specifici, venendo a mancare uno come Immobile già si è sentita la mancanza nonostante le critiche. Io l'unico appunto che, e penso che se siamo qui dobbiamo dire ognuno quello che pensa, perché sennò se stiamo soltanto ad incensare e a parlare tanto non sarebbe questa televisione. Non serve. Io penso che per una partita, se non ci si fida di attaccanti come quelli che sono andati in panchina, lancio una provocazione, anche se è di parte, ma per esempio ci serviva magari per una partita che costava un mondiale, si poteva convocare anche un soggetto tipo Quagliarella o qualcosa di molto più esperto e più pronto, tanto era da fare una partita soltanto e perciò occorreva qualche cosa che poteva far sentire meno pressione, qualche calciatore magari un pochino più portato a certe gare senza essere tradito dall'emozione. Però in ogni caso dobbiamo essere coscienti che anche il sistema deve cominciare a capire che noi non abbiamo in alcuni ruoli specifici gli attaccanti, non abbiamo gli esterni di un certo tipo, non abbiamo più questa cultura per alcuni ruoli nella crescita, perché ci riduciamo chiaramente a portare in nazionale dei calciatori che fino all'anno scorso, 2 anni fa, nemmeno erano titolari a livello di Serie A. Questa è una costante e io penso che comunque questo si riduce tutto, che l'episodio poi la fa da padrone. Questo è quello che io mi sento di dover dire, cioè indipendentemente poi da tutti gli accorgimenti tecnico-tattici, però una partita è una partita, questa oggi era una finale e io penso che giocarsi una finale bisogna pensare di giocarsela con il meglio che c'ha questo calcio in questo momento. Serafini. Non vedo grandi esclusi, non capisco molto bene questo discorso. Vedo degli infortunati, ma purtroppo
Immobile era assente anche quando era presente, perché non è che il nazionale abbia mai dato un peso specifico anche all'europeo. La verità è che abbiamo tirato fuori il meglio da quello che abbiamo. Non è che se oggi ci aggrappiamo a Quagliarella abbiamo sì, come dice lei, un problema col sistema, perché o cominciamo a valorizzare, a dare un po' di fiducia, ma non gliela sta dando a pieno titolo nemmeno il Sassuolo, a Raspadori e Scamacca, oppure facciamo con quello che abbiamo. Ora, una squadra che ha perso, se non sbaglio, una partita sul campo in 3 anni e ha fallito le 2 partite con l'unica squadra che ci poteva dare fastidio, perché comunque ha sbagliato 2 rigori, che siano episodi o no, e che deve ancora fare gli spareggi, prima di processarla cercherei di fare gli analisi su quello che c'è. Perché tu puoi vincere la partita di stasera, non so se Quagliarella ci dava il 2-0 che sarebbe servito, addirittura il 3-0, non credo proprio. Era una provocazione, però poi faccio Certo che sì, intervenire di ma lo nuovo è Di anche Marco. la mia, La ma lo è mia, anche la mia. Io scusi, penso che la mia è una Mancini abbia provocazione. vinto gli europei, Era una provocazione. certamente non con i giocatori migliori d'Europa, ma Posso? con quella che è stata la migliore Posso? squadra d'Europa. Direttore, vai! Posso? Vai, vai. La mia era chiaramente una provocazione. Avevo fatto una premessa dicendo che era stato fatto il massimo e che chiaramente gli episodi avevano portato a vincere inaspettatamente un europeo con merito e che chiaramente in questo momento specifico la mancanza di Immobile non veniva supportata a dovere. Io su una cosa condivido tutto quello che lei ha detto, però su una cosa non sono d'accordo, perché qui si giudica il comportamento di un attaccante se fa un gol, se sbaglia un gol. La situazione che io ritengo più opportuna è che un attaccante fa reparto. Quando noi giochiamo in questa maniera non abbiamo un punto di riferimento, non abbiamo un reparto, perciò Immobile anche senza giocare è sicuramente un qualche cosa di importante per non dare dei riferimenti sbagliati o dare coraggio agli avversari che chiaramente prendono sempre più fiducia. Ma tutto questo, la mia era di parte, l'ho detto per quanto sono legato a Quagliarella, adesso non vorrei che si strumentalizzasse questa cosa. Io ritengo che questo sistema, noi non abbiamo un attaccante che fa reparto nel panorama nazionale. E questa è una cosa che la dice lunga. Poi qui si aprirebbe un mondo nel senso di dire ci sono forse in quel ruolo troppi stranieri e probabilmente anche la cultura dà la base di non ottimizzare un lavoro per arrivare ad avere degli attaccanti con certe caratteristiche, con certi riferimenti. Ma questo lo sapevamo anche agli europei e abbiamo fatto un miracolo vincendoli. Sulla gratitudine ho premesso e ho chiuso la porta dicendo che poi questo discorso andava archiviato, altrimenti non possiamo parlare più. Io, proprio perché oggi si capiva, e lo avevano capito anche i bambini, che era un aspetto psicologico, perché oggi il problema era fare il primo gol, o tu o loro, non loro quelli dell'Irlanda, o loro gli svizzeri. E quindi tu alla fine del primo tempo eri anche abbastanza contento, invece dovevi essere scontento, insoddisfatto. Fare il primo gol e quindi giocare con quel che ti restava e che avevi dell'artiglieria pesante, parliamone prima della partita. Io mi aspetto Scamacca, cioè mi aspetto uno che con fisicità, perché devi provare a farlo. Nel momento in cui l'aspetto psicologico è contro di te perché tu non lo fai, loro fanno il primo, avrebbero potuto giocare fino a dopodomani e non l'avrebbero fatto in Irlanda e la Svizzera ne avrebbe fatte altri 4. Ecco perché io mi sono sorpreso di quel tipo di scelta, indipendentemente dalle spiegazioni che ci ha dato Roberto Breda, dicendo che certe formule sono belle ma complicate e hanno necessità di delle prove che non puoi fare in 10 minuti. Dovevi fare un gol. E per fare un gol anche un bambino capisce che lo fai non con formule diverse, ma buttando gli attaccanti che ti danno un peso specifico. Nel momento in cui non l'hai fatto, la partita del secondo tempo l'avete vista, appena sono arrivati i messaggi dalla Svizzera che si poteva immaginare che avrebbe sbloccato presto, la Svizzera continua a segnare e noi non avremmo segnato neanche se avessimo giocato fino a sabato. Hai Ecco cosa mi ha deluso, fatto un la gol con scelta Svizzera e iniziale. Irlanda del Nord, ragazzi. Poi a un certo punto ci dobbiamo chiedere, ma davvero Sì, ma meritiamo di andare ai quelle sì, mondiali? ma Hai fatto come un sì, cioè, gol con la sì, Svizzera e ma con quelle l'Irlanda sono del altre Nord. 2 partite. Non abbiamo gli Sì, sono altre due attaccanti. partite, Giorginio. Non abbiamo gli attaccanti. Gli attaccanti li puoi avere, ma se poi la palla dentro non la buttano, è naturale che l'allenatore ti deve portare negli ultimi 20 metri. Oggi è un caso a parte, ma se gli attaccanti. L'unico reale che in questo momento oggi poteva fare la differenza, Mister Chiesa.
Insigne non è stato messo nelle condizioni. Sì. Berardi, con tutto il bene che gli vogliamo, però secondo me appunto il problema nasce a monte, perché tu hai fatto tutte le qualificazioni su questa linea. Adesso stiamo parlando di questa sera, degli infortunati di questa sera, però da allenatore dovresti cercare di capire prima cos'è che non ti rende la manovra fluida come l'avevi l'europeo, che ti creava delle situazioni di... Oggi non è vero, secondo me non abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo quasi mai tirato in porta. Okay. Abbiamo avuto due occasioni su palla rubata a metà campo e basta. E allora tu devi creare una struttura di gioco, come eri stato un fenomeno a crearla agli europei, anche in queste partite, non solo oggi. Perché a di là di chi gioca, tu devi fare un contesto di gioco come l'europeo, dove chi entra, entra, sa cosa fare e crea. Invece... se guardiamo i numeri, hai fatto solo due gol e tiri poche volte in porta. Non so se stasera era la serata degli esperimenti di Luca, di chi io non di credo proprio. Però tu sei allenatore, prima, forse tu l'avresti fatto da allenatore della nazionale. Allora io in una partita come questa tu hai Scamacca, 26 partite nel genere, 8 reti a 21 anni, questo è il suo curriculum. No, allora, ma io torno, lo butti dentro. Ma io torno al discorso della riconoscenza. Io ho questo difetto a volte, che ho riconoscenza nei confronti dei ragazzi, perché ti senti, poi si crea un feeling che ti secca lasciarli a casa, anche il discorso di... No, ma è una cosa che hanno quasi tutti gli allenatori, da una parte lo capisco. Il discorso della riconoscenza, l'errore più grande, secondo me, è dare la possibilità a Giorginio di tirare ancora i rigori, perché da come li hai tirati i primi due, c'è un problema proprio tecnico nel rigore, in che senso? Allora, lui è bravo a spiazzare i portieri, cioè fa parte di quella categoria che guarda il portiere. Nel momento che il portiere si butta prima, è facile, tu la metti dall'altra parte e fai gol. Nel momento, però quando ti conoscono, ormai a quei livelli ti conoscono perché si segnano anche sulla bottiglietta, come, oltre che sì, ti vedono, se il portiere sta fermo, la scelta passa a te dopo e tu devi invece giocare di precisione. E lui invece ha sempre strafatto in quel momento là. Quindi dopo due rigori così, il terzo al 90esimo, non lo so, forse avrei fatto tirare un altro. Ecco, perché... noi parliamo di stasera, ma è il percorso che non è fluido, che non è fluido e entusiasmante come invece era stato prima. Quindi il problema è che questa non è una scienza esatta, il calcio. Con gli stessi giocatori un anno ti viene tutto, l'anno dopo fai fatica a fare tre passaggi. O anche il mese dopo, Bertano.